Sono venuta qua per presentare un caso di patrimonio industriale molto particolare, che è il caso dei capannoni abbandonati nella città diffusa del nord-est Italia, che rappresentano una sfida oggi per la comunità locale perché sono tantissimi. Parliamo di circa un capannone su 10 abbandonato, perché comunque appartenevano ad aziende familiari. Erano aziende che avevano il 98% sotto le 10 persone. E negli anni, negli ultimi 10 anni con la crisi, sono stati abbandonati. Allora questo crea un problema grande, una sfida grande per la comunità locale, perché sono tantissimi, le proposte non sono tante, i proprietari si trovano in difficoltà perché non trovano modi per usarli. E non c'è un piano politico dell'amministrazione locale per riuscire a riconvertirli. Allora volevo portare questo caso qua perché mi sembrava molto interessante dal punto di vista sociale, dal punto di vista della società locale, come affronta questo problema dagli occhi suoi. Ecco, questo era l'impatto socio-spaziale e emozionale anche di una cosa che apparteneva al territorio e all'anima del territorio, appunto. Quindi vi ringrazio per questa opportunità. Ecco. Che ti stanno parecchiendo queste giornate? Le giornate, queste congresse? Sì. Cosa mi è piaciuto? È stata una bellissima opportunità perché comunque siamo riusciti a contaminare uno l'altro con diverse idee, come ispirazione, perché è un incontro interdisciplinare, quindi siamo riusciti in qualche modo a scambiare prospettive, a scambiare idee. Questa è stata una bellissima cosa di Incuna. Ringrazio tanto per questa opportunità.